E abbiamo avuto due eventi particolarmente rilevanti, uno la settimana scorsa e uno questa settimana, ma inframmezzati e anzi anche nella giornata di ieri, in quella di oggi, ci sono dei fenomeni temporaleschi che non aiutano. E i fenomeni sono stati molto rilevanti, i dati di ARPAV ci dicono che precipitazioni piovose così rilevanti nel mese di maggio sono molto rare. Ad ogni modo devo dire che i bacini di laminazione hanno funzionato, hanno fatto il loro mestiere, hanno evitato che si allagasse Vicenza, che si allagasse, i centri abitati a valle di Vicenza, però qualche disagio c'è stato perché le precipitazioni sono state rilevanti e perché abbiamo avuto qualche rottura arginale, ripristinata in tempo record dai nostri tecnici, che ringrazio anche le imprese che sono intervenute in condizioni veramente difficili ed estreme H24. Ovviamente adesso c'è la conta dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di emergenza, il Presidente lo ha chiesto già la settimana scorsa, sono già venuti i tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile già sabato e domenica scorsa, adesso stiamo integrando la relazione con gli eventi degli ultimi giorni e dopodiché lo stato di emergenza dovrebbe essere riconosciuto. Negli ultimi 4 anni abbiamo attivato 2527 cantieri, una cosa che non è mai accaduta nella storia di nessuna regione nell'arco temporale che si possa ricordare di questa Repubblica. E aggiungo che noi ci siamo dotati ormai 15 anni fa di un piano fatto con l'Università di Padova, quello che ha preso il nome di piano Dal Paos, appunto dal nome del professor Luigi Dal Paos, e questo piano vale 3 miliardi e mezzo di euro. Noi abbiamo messo a terra 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi non poca cosa da quando ci sono io. Ovviamente abbiamo fatto molto, ma ancora c'è qualcosa da fare. Tutto questo noi lo facciamo con a volte grave difficoltà, perché dobbiamo fare i conti con i comitati, con i ricorsi, a volte ricorsi proposti anche da sindaci e con le soprintendenze, insomma con tutti coloro che non sono d'accordo con la realizzazione di queste opere. Quindi oltre al reperimento dei soldi, che non è una cosa da poco, c'è anche il problema burocratico di tutti questi ostacoli che devono essere superati.